È una settimana esatta oggi dai danni che ci sono stati a Lavagna causati dalla pioggia e dal maltempo. Che tipo di danni ha in comune? Sono soprattutto determinati da danni alluvionali, quindi allagamenti nella sostanza, allagamenti diffusi su tutto il territorio e quindi danni ai piani strada, danni ai campi, alle strutture sempre a livello strada e soprattutto a livello ai piani interrati. Sui danni pubblici ha avuto modo di fare una valutazione di massima. No, non ancora, siamo nella fase ancora della conta e quindi sarà un lavoro sufficientemente lungo. Come pensa di poter far fronte a questo? Come abbiamo sempre fatto nel passato, attraverso nostre risorse, tra queste ricordo un intervento che facciamo in via di somma urgenza sulla strada per Cogorno, dove interveniamo per uno smottamento che ha creato, diciamo, un intervento sulla strada carrabile per oltre 110.000 euro con la posizione di una palificazione che possa fortificare la struttura che ha ceduto a seguito delle abbondanti piogge. Riguardo all'allagamento, perché così lo dobbiamo chiamare, sulla piana dell'Entella, ma non solo, perché anche nell'area del Ponte della Maddalena si è riversata molta acqua. Da più parti ci sono arrivate indicazioni e commenti sul discorso della diga per figli. Qual è la lettura che lei fa di quell'evento e del relativo allagamento? I fatti accaduti dimostrano che l'opera sia assolutamente inutile, completamente inefficace a fronteggiare gli eventi e totalmente inadeguata a quanto può accadere. Perché dico questo? Perché la costruzione di due muri, perché di questo stiamo parlando, sia su Viale Casman per quanto riguarda Chiavari, sia la diga per figli su Lavagna, dimostra che la fuoriuscita dell'acqua avviene a monte. E di tutte queste opere grandiose, ricordo che questo è lo stralcio del primo lotto, l'unico che è finanziato, per cui rimarrà soltanto la costruzione di due muri che non saranno senz'altro capaci di andare a fronteggiare l'esondazione dell'Entella, che può verificarsi, come spesso succede, nel comune di Cogorno o prima del Ponte della Maddalena, quando i due muri iniziano il loro corso. Detto questo, è evidente che rimarrà sul territorio soltanto due inutilissimi muri che non avranno altra, diciamo, conseguenza che aver deturpato un paesaggio. E questo sarà l'unico risultato che si sarà ottenuto dopo un rilevante e ingente sperpero di denaro. Ci sono delle foto fatte probabilmente anche con droni dove si evidenzia chiaramente che c'è l'apertura che è stata fatta nel Seggiun, proprio nel muro del Seggiun. Ora, nel capitolato d'appalto dell'azienda che si occupa dei lavori, c'è una postilla che citava che durante la fase di cantiere, andando ad intaccare quel pezzo di muro che così è stato, l'arginatura è stata temporaneamente rimossa, per l'esecuzione dell'opera verrà messa in sostituzione di quello, in caso di maltempo, una scogliera costruita con blocchi artificiali in calcestruzzo. È successo questo? È stato protetto quel punto del Seggiun? No, non è stato protetto, ne siamo perfettamente consapevoli. Venerdì in giunta proveremo l'incarico ad un legale che tuteli il comune per tutti i danni che sono conseguenti a questa inadempienza da parte della ditta appaltatrice. La lotta della diga per figli, è finita, sindaco?
Allora, purtroppo è finita nel senso che in poche parole è stato ampiamente dimostrato quanto sia inutile, quanto viceversa sarebbe oggi utile l'unico evento efficace, che è quello della costruzione di un canale scolmatore che intercetti tutto questo volume d'acqua che si viene a generare attraverso la confluenza di alcuni torrenti nel fiume, che poi formano il fiume Entella e che risulta ulteriormente aggravata dal rilascio d'acqua dalla diga di Zolezzi. Ricordo che la diga di Zolezzi, che serve il nostro bacino, nel momento che raggiunge livelli di massima, immette ulteriore acqua lungo il corso del fiume. Io ho ricevuto una telefonata intorno alle 15 dello scorso 17 ottobre e l'onda poi di piena che ha fatto esondare il fiume è intorno alle 15:30. Ora, ovviamente, io non ho le competenze per poter dire qual è il nesso di causalità tra questi eventi, però non faccio altro che rilevare che comunque, senz'altro, l'ulteriore acqua che viene rilasciata dalla diga e confluisce sul fiume Entella certamente non aiuta al normale defluire delle acque, acque che comunque già defluivano in maniera abbastanza lineare in mare, perché avevamo avuto la fortuna che non vi era un moto ondoso particolarmente rilevante, ma anzi sufficientemente contenuto, e quindi diciamo era normale il deflusso delle acque. Proprio in una battuta, nelle prossime ore, così come cita un comunicato stampa di Gianpedroni a proposito dei danni sulle alluvioni, si preannuncia un'ulteriore ondata di maltempo, speriamo tutti più clemente rispetto a quella appena trascorsa. Come vive la prospettiva di questo alla luce di quello che è già successo? Noi il fatto che il canale scolmatore fosse diciamo, lo strumento adatto a diciamo, convogliare parte delle acque che riguardano il flusso sul fiume Entella, lo abbiamo sempre detto. Purtroppo ci dicono pervicacemente che l'unico strumento oggi finanziato è soltanto lo stralcio del primo lotto di questa opera che riguarda l'Entella. Opera che non è finanziata, che è inutile, come abbiamo detto, che non risolverà il problema e che consentirà soltanto di sperperare del denaro pubblico.